Luca! 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 Ah! Luca! Raga, raga, ne sto per combinare una delle mie. Ok. Guardate che cosa qua, sono degli scarafaggi finti e sono quelli che Marta odia completamente. Quindi oggi sarà un po' una giornata, no, di Marta, io li farò trovare ovunque. Ora è su che sta dormendo e io glieli voglio mettere dentro i suoi trucchi. Vedo, ah ecco, li metto qua dentro. Lascerò la telecamera qui accesa per ore probabilmente, finché non verrà qui a toccarsi. Ma non sarà solo questo, quindi guardate tutto il video, anzi lasciate già like perché glieli metterò ovunque per tutta la giornata. L'ho rotto. Però magari non apre quei trucchi e quindi dove lo posso mettere? Qua. Mi metto uno qua, uno sotto la spugnetta, sotto il pettinino, sotto il forno. Perché non so che cosa toccherà. E quindi io li sto mettendo ovunque. Nel cassetto. Ci siamo. Luca! Ma sei scemo! Luca! Ah, l'hai trovato? Sei cretino, guarda veramente che non stai bene. Luca! Luca! Quanti ne resti? Buongiorno! Ma sei scemo, Lu? Ma guarda veramente! Guarda questo! Luca! Non ce la posso fare. Luca! Basta scarafaggi! Quanto mi chiami oggi? Basta! Buongiorno! Sei scemo? Veramente? Mi tengo tutti io. Luca! Dai, Luca! Ma quanti ne metti? Buongiorno, buongiorno! Basta! Questi li prendo io. Basta! Luca! Ora ho legato questa baratta, la metterò in alto e la legherò stretta in modo tale che quando apri il frigo farà così. Ok. Luca! Luca! Cioè, ma sei pazzo! Buongiorno, raga! Siccome oggi è la giornata, no, di Marta, ho deciso di fare questo scherzo che è geniale. Praticamente ho trovato un video dove ci sono degli scarafaggi che si muovono per lo schermo. Glielo mostrerò, ma nel mentre con dello scotch biadesivo gli attaccherò questo scarafaggio sotto alla mano. Che lei terrà il cellulare così, lo scarafaggio glielo attacco in questa maniera. Così poi quando gira la mano si troverà uno scarafaggio sulla mano. Ok, geniale. Iniziamo. Marta! Puoi venire un attimo? Lo so, però devo fare una prova per una roba che devo vedere dopo. È una roba velocissima. Sì. Ho capito, devo fare sta prova che sennò rimango fermo oggi. Siediti un attimo, volevo farti vedere, dammi la mano. Tieni il cellulare. Poi lo so, scarafaggi mi fanno schifo. Ho capito, serve per vedere se riesci a superare la tua paura. Questo qua è un gioco, devi vedere
Tu, che cosa ti dà fastidio di questo insetto? Le zampe, Lu. Ho capito, ma anche i gamberetti hanno le zampe così. No, non ce l'hanno. Sì, hanno le è un animale sporco questo, hanno... Lu. Esce nella sporcizia, vuol dire che quando qualcuno non si lava, non lava la casa... Ma loro poi te la puliscono, capito? Sono un po' come le lumachine di mare. Ma scusa, io c'ho la mia fobia, tu ce l'avrai la tua. È vero, è vero. Ok. Mi fa schifo, Lu. Ok, vediamo, tieni. Ma che devo tenere il telefono? No, basta, vieni così. Luca! Luca! Ma sei un cretino! Lo sai che mi dà fastidio pure le zampe finte! Ritrovato. Ma come me? Tu sei... Guarda che non guarda, veramente! Luca! 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 Sono girato, che male! Quello! E chi sta? Che male! Ma sei scemo! Guarda che sei pazzo, eh! Guarda quanti ne hai di qua! Ehi, lascia stare la mia riserva! Guarda quanti ne hai di qua! Cosa vuoi fare? No, no, non lanciare da 530, c'è Queen, il gatto sulla pentola a pressione! Io non volevo farlo! Scarafaggi finti, mangiare, devi prendere. Cosa ci facevano di là che li ho beccati tutti? Addosso, dai, Marta, poi non li trovo più. Queen, lascia stare lo scarafaggio! Il mio tessoro! Mamma mia, ancora! Dove l'hai trovata quella confezione? Cosa hai fatto con quella? Guarda lì, tutti puta! Ah! Ma non mi fanno pensare! E vabbè, è andata così. Quanto ci stiamo divertendo, raga. Anzi, se avete dei posti strani dove poter mettere degli scarafaggi, suggeritemi, che così io vado avanti per i prossimi 20 anni a fare questo scherzo. Perché più lo fai, più diventa divertente. Cioè, se lo fai solamente una volta, non ha senso. Perfetto. C'è il Mac di Marta. Ciao. Bene. Quindi le metto uno scarafaggio qua. Ciao piccolo, come stai? Quanto ci stiamo divertendo oggi? Ok. E io lo so, chiudo. Occhio a non chiuderlo troppo perché il monitor si potrebbe rompere. Scherzo rischioso. Finito bene, spero. Bene. E questa dove la posso imboscare? Qua dietro vicino ad altre GoPro. Bene, tanto qua ci sono altre telecamere, quindi come fa ad accorgersene? C'è anche, vedi, la canonina. Ok. Luca! Luca! Ma dai però! Buongiorno! Questo non lo tengo, non si sa mai. Ciao! Ma dove? Dov'è? Ma dove ti nascondi? Non ce la faccio più. Basta. Non è che sotto pure, ma per amore di Dio. No, questa. Sì e no, basta. Sì, no. Sì, no. Cosa hai? Brava, Queen. Lasciami stare. Brava. Ha cercato di mordermi. Ti sta bene. Veramente. Prova. Questa la prendo io. Io ti odio. È imboscata tra le telecamere, quindi non la poteva mai vedere. Bene, andiamo avanti, no? No,
Ok. Sto per fare lo scherzo degli scherzi. Praticamente mi sono procurato tantissimi scarafaggi e ora glieli metterò sopra al parasole. E con una scusa, tipo, mi passi il libretto dell'auto, li cadranno tutti questi scarafaggi addosso. Vi faccio vedere. Ok. Bene, sono tutti qua. Ok. Ci sono. Quindi raga, solo per questa idea lasciate like, perché è lo scherzo svolta. Ora non mi resta che aspettare Marta. Hai preso la mascherina? Sì, tu? Sì, è qua. Passo io, Ok. Sta arrivando. Ma guarda che tempo ballerino, Hai visto? Cioè, prima il sole e dopo... Metti la via sul navigatore, per favore, perché... Sì. E poi io ora prima devo passare dal tabaccaio a prendere il volo per il libretto dell'auto. Me lo passeresti, che così guardiamo? L'ho messo là sopra. Ah! Luca! Mi stordito. Non so che cosa dire. Non so che cosa dire. Ma sei scemo. Buongiorno. Ma questa è proprio una giornata di cacca. Andiamo, va. Oh, andiamo a fare la spesa, va. Che bello. Ma per che fortuna bella cosa. Che ho deciso di registrare sempre tutto quanto, e quindi è più facile per me piazzare le telecamere in giro, perché tu ormai non ci fai più caso. Luca, è da stamattina. Batti 5? No, non lo batto. Ok, niente. Ti do solo un bacino. Non ne vuole più, basso pure gli scarafaggi. Che faccio? Se me lo dici così non lo faccio più. Ti prego. Bellissimo. Questo è stato il più bello, secondo me. Cioè, questa scena ne vale tutto lo scherzo. L'avevo capito dopo che erano scarafaggi, perché ho visto la roba, ho fatto tipo cacchio, poi ho visto lo scarafaggio che cadeva. Quindi raga, se vi è piaciuto questo scherzo, non dovete fare altro che lasciare like, cliccare sulla campanella e suggerirmi altri scherzi da fare. Geniali. Come no? Suggeriteli a me, no, tutti questi scherzi, suggeriteli a me. Non fatelo a me. Luca! Luca!